Nel ricordo del presidente Turi Cash, la Rinascita San Giorgio ha tenuto presso la propria struttura in Via dei Plateri un concentramento con protagonisti le fasce d'età dai 2007 ai 2010, primo anno Pulcini e per intero la categoria di piccoli amici. Rinascita San Giorgio a far da padrone di casa, invitate Andrea Stinfel e Libertà Scatanuova, che hanno sposato in toto le linee guida giornaliere. La giornata ha avuto un suo prologo commovente e oltretutto doveroso. Un minuto di silenzio per ricordare Salvo Cascio, presidente del Catania Nuova, è considerato dai tanti addetti ai lavori il presidente di tutte le squadre giovanili etnee, cresciute e consolidate nel modello vincente del Catania Nuova, che ha valorizzato giovani talenti quali Andrea D'Amico e Fabio Sciacca, promossi anche in prima squadra con il Calcio Catania. Io ringrazio il presidente della Rinascita San Giorgio per averci invitato qua in questa splendida giornata con i suoi ragazzi e tutto il suo staff. Noi ricordiamo oggi un grande presidente del calcio giovanile catanese, una grande figura che ci ha lasciati questa settimana. Questo è il miglior modo da ricordarlo insieme a tutti i ragazzi di quartiere. Lui è nato in un quartiere e quindi come giustamente il presidente oggi ha organizzato, grazie al presidente, ha organizzato questa grande giornata con i ragazzi del quartiere. Io ne sono felice e lo ringrazio. Continueremo noi sempre la sua traccia che ci ha lasciato di seguire i ragazzi, specialmente i ragazzi quelli con tanti problemi sociali. Li accogliamo noi nella nostra scuola calcio. Questo le ha fatto sempre onore al presidente. Io sono dal 1990 nella scuola calcio del Catania Nuova. Quindi dai vari D'Amico, Sciacca, i vari Fornaio, altra gente, Fabio Timoniere, altra gente. Diciamo, dove c'è fame c'è il calcio. Dove c'è il calcio ci sono quei ragazzi che vogliono emergere proprio tantissimo. Le emozioni del campo le hanno regalate tanti bambini che si sono divertiti per oltre 2 ore, scorrazzando nei 2 campi sintetici del Rinascita, con l'unico denominatore comune del divertimento e della condivisione di una giornata soleggiata e vincente, come attestano in intervista Giuseppe Scuderi, il presidente Salvo Stampinato, e Salvatore Cubeda, responsabile della scuola calcio Catania Nuova. Noi abbiamo fatto questa giornata anche per ricordare la memoria del presidente Cascio. Molti della nostra società, la Rinascita, così come del Andrea Stinf e sicuramente del Catania Nuova, erano legati alla figura del presidente. E abbiamo voluto ricordare con un minuto di silenzio il suo grande operato nel mondo dilettantistico catanese. Ognuno di noi lo porta dentro con un ricordo. Io ho giocato da sempre nel Catania Nuova, ci ho anche allenato, e quindi quando si è presentata l'opportunità di avere le società amiche, Andrea Stinfle e Catania Nuova, abbiamo colto subito l'occasione. Purtroppo è capitato con la scomparsa del presidente, però abbiamo, con una giornata di divertimento e di sport, abbiamo ricordato come lui avrebbe voluto che fosse. Rinascita San Giorgio, che passo dopo passo costruisce il suo futuro, partendo sempre dalla linea verde, quei giovani che sono il futuro del calcio e dello sport. Mi consentite, voglio ringraziare qua il presidente, voglio stringere la mano al presidente che c'è a voi, ringrazio a voi che siete oggi venuti per la memoria di Cascio. Una bella giornata, come ha detto, e un buon divertimento a tutti. Spero di fare un gemellaggio anche con la Rinascita San Giorgio. Grazie. Sicuramente, grazie ancora.